Abbiamo fatto le barrette un po' più dietetiche? Ora pensiamo ai golosi. Ciao a tutti! E benvenuti nella nostra cucina virtuale. Oggi un video dedicato alla cucina sana, ma con un gran pizzico di gusto. Faremo infatti le barrette ai cereali al cioccolato. Bene. Con il muesli. Facili facili, ma come anche? Buone buone! E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Bene, benvenuti qui in una nuova puntata del muesli. Questa volta faremo i tocchetti al cioccolato, il muesli al cioccolato, giusto? I muesliotti. I muesliotti, brava. I biscotti di muesli. È una ricetta naturalmente originale, l'ha inventata Ombretta nei suoi momenti una ricettona. Euforia totale. È una ricetta nata dalla necessità del mio piano alimentare. Bravo. In cui mi è assegnato da mangiare del muesli, 40 grammi, e io non posso portarmi il muesli in polvere così in giro, e allora me la sono pensata e ho fatto questi biscottini troppo buoni. Sono buonissimi. Sono come le barrette energetiche di muesli, questa volta al cioccolato, però si fanno in un modo leggermente più semplice di quelle precedenti. Spiegacelo. Allora, innanzitutto ci occorre del muesli al cioccolato. Questo è il crunchy muesli bio della Lidl, di questa marca qua, la Crownfield, che noi abbiamo preso in offerta perché forse non lo fanno più. No, lo fanno ciclicamente ancora. Ma questo al cioccolato, ragazzi, era troppo buono e aveva degli ingredienti fantastici che vi facciamo vedere qui. Quindi se lo trovate, prendetelo, perché costa meno di 2 euro, e vi ho detto tutto. Aspettate, vi sposto se no le luci vi abbagliano. Perfetto. Qui abbiamo 300 grammi di muesli e 100 grammi di latte di mandorla non zuccherato, sempre preso alla Lidl, quello granato. Ossio, senza glutine, senza mandorle. No, con le mandorle. Con le mandorle è molto molto buono. Ancora più buono, peccato non avercelo, è quella la nocciola, ci sta ancora meglio qua dentro. Per assemblare, se siete dei dannifici e le volete più dolce, potete mettere anche 1 o 2 cucchiai di nocciolata, non Nutella, perché con tutto bio sarebbe un peccato. Però la nocciolata, che ne so, Rigoni Asiago, piuttosto le varie nocciolate bio che ci sono in giro, oppure del miele, oppure, come faccio io, siccome questo muesli è pieno di cioccolato ed è già abbastanza dolce, non metteremo niente. Come prima cosa riscalderò al microonde o in un pentolino il latte. Mi raccomando, scaldate ben bene il latte, perché dobbiamo tuffarlo a poco nei 300 grammi di muesli. Il latte deve far rapprendere tutto e soprattutto deve sciogliere il cioccolato, che sarà il legante effettivo del nostro muesli. Io per adesso ne ho messi 50 grammi. Lo sta sciogliendo? Certo. E adesso vedrete che si creerà il cioccolato sotto, la cioccolata calda. Bene. Facciamo buono. Wow. Un odore di mandorla, vero? Se volete potete tuffare in questo momento la faccia là dentro. Madonna, è buonissimo. Un profumo pazzesco. Fatto, è pronto. No, non me lo dire, ma una ricetta così veloce? Sì, sì. Non metterai altro latte? No, no, certo. Vedete, perché quando alzate il leccapentola, se già forma certo, la cremina sotto, come è stato per le barrette quelle alla mela, è pronto. Non ha bisogno di altro, se no dopo diventa troppo liquido. E così non ha sciolto neanche tutta la cioccolata, che finirà di fondere in forno. Per fare questi biscotti userò questa teglia, anch'essa comprata alla Lidl, in silicone, comodissima. Prenderò 2 cucchiai e verserò il mio composto all'interno dei quadrotti. Vediamo con 300 grammi quanti quadrotti vengono. Sì, perché io di solito ne faccio un po' di più. Ma ho già avuto solo questo muesli, dovevo rifarli, ho detto glieli faccio vedere, ragazzi, perché sono troppo buoni. Sono di quei quadrotti al cioccolato che voi potete anche offrire in un momento di pausa ai vostri amici. Per un tè e il tea. Ma è un tè con le amiche o un tè da soli? È un tè per te. Un tè per te, bravo. A tu per tu. Col tè. Perfetto. A tu per te. A tu per te. Basta vaneggiare, che ne pensi? Naturalmente potete farli di qualsiasi forma, giusto? Se l'avete a forma di pesce, lo fate a forma di pesce, giusto? Dopo aver versato tutti i quadrotti, schiacciate benissimo all'interno.
mi raccomando, schiacciate come se fosse la testa di vostra suocera. Occhio che buco il tavolo. Attenzione, attenzione, attenzione. Mi raccomando, verranno solamente più buoni, giusto? Scherzo, ovviamente. Salutiamo tutte le suocere. Naturalmente. Benissimo, una volta schiacciati tutti i vostri quadrotti all'interno del lambaradan. Lambaradan. Mettete in forno per 15-20 minuti a 160 gradi fino a che tutto il liquido non si sarà ben bene essiccato e i vostri quadrotti non risulteranno proprio alla vista un po' opachi e secchi. Forno ventilato 160 gradi per una ventina di minuti. Fate sempre la prova occhietto perché ogni forno è diverso da un altro. Tirati fuori i quadrotti dal forno, lasciateli raffreddare totalmente. Adesso sono risolidificati perché il cioccolato si è rappreso e li tiene di nuovo tutti uniti. Dopodiché vi basterà fare così ed avere dei quadrotti di muesli da asporto, quindi da poter portare in giro in maniera comoda e con tutta la naturalezza, il gusto di un muesli buonissimo, ma allo stesso tempo nessun senso di colpa e tanto tanto piacere al cioccolato. E allora vi lascio alle foto, provate i mueslotti, noi ci vediamo dopo le foto. Ciao! Bene, se siete qui, ancora qui tra di noi, vuol dire che queste barrette vi hanno fatto bene. Se siete morti, invece, fateci sapere se c'è qualcosa dall'altra parte. E invece voi che siete dei curiosi, provate queste simpatiche barrette quadretti al cioccolato e fateci sapere che ve ne pare. Mi raccomando, non lasciamola parlare. Non mi fa parlare! Volevo dirvi che sono buonissime e sono così a quadrotti piccole, comodissime da portarsi dietro nella quantità desiderata. Tascabili, mettetele in tasca. In tasca, ora. In una bella tasca di una bella camicia bianca in estate. E vedrete che poi sarà facile prenderle. Alla mala, si è svegliato da poco. Invece, se vorrete fare le barrette classiche, potrete fare il procedimento che avete visto nel video che vi mettiamo qui, tra le schede informative. Lì, se non giri il video, è lì, se no è là, ma si sta aprendo comunque in questo momento. Detto ciò, ragazzi, provate queste barrette e presto ne arriveranno di altre ancora più buone ancora più gustose. Sono in fase sperimentale. Siamo contenti. Tremate. E allora ci ritroviamo sempre qua sulle nostre tavole. Ciao.